È quasi il tramonto qui dove nasce il fiume che ha dato il nome a Otranto sembra avere tutta un'altra magia. Campi di grano ancora verdi, aironi che volano e poi la leggenda legata a questo monte, quella che dice che qui fu Carlo Magno a trovare con un colpo di spada la fonte dell'Idro. Una valle storica ma anche una valle delicata dal punto di vista idrogeologico, eppure è qui che saranno confluite le acque pluviali di Uggiano la Chiesa, comune nel cui agro ricade una parte di questi campi. E sarà questo tubo in cemento, che già stona con il contesto e che sarà attivato in una appena collegato alla rete cittadina, a sputare le acque della Fogna Bianca nel fiume Idro che corre fino alla spiaggia di Otranto. Per gli otrantini, insomma, un rischio in agguato, come ci spiega Elio Paiano, giornalista e profondo conoscitore del territorio. E il motivo è duplice. Da un lato il pericolo del troppo pieno e di acque che, soprattutto nel periodo delle piogge, possono arrivare nel centro abitato a valle con una portata troppo cospicua. Dall'altro, il timore di snaturare questo luogo di memoria, pure vincolato dal punto di vista paesaggistico e in parte archeologico. E più di una volta molti amici che fanno i location manager di professione mi hanno chiesto un posto che aveva queste caratteristiche, le colline, le cripte, il grande prato, il fiume eccetera. L'ho tenuto nascosto per preservarlo un po' di più perché è una zona molto particolare. Alle nostre spalle c'è Monte Sant'Angelo, una delle lauree più importanti, un complesso di grotte dei monaci italo-greci, più importanti di tutto il Salento. Pensate che sta addirittura nel libro della Medea del 1939, cioè uno dei primi complessi laurali censiti in Italia nel Salento. E a pochi metri, sotto la pelle di Monte Carlo Magno, che esiste ancora l'acquedotto medievale un tempo percorribile, e poi il gioiellino, la cripta Sant'Angelo affrescata e fresca di restauri, ancora da consegnare. Un luogo, insomma, da promuovere, su cui sono stati investiti soldi pubblici come per i percorsi ciclistici dell'Interreg. È per questo che ora si chiedono chiarimenti e spiegazioni al municipio vicino, anche perché a lungo si è parlato pure del progetto di costruzione di una vasca di pretrattamento proprio su questo campo di grano. Corrado Sammaruco, candidato con Alleanza per Otranto, chiede allora un immediato approfondimento della questione e invoca un urgente stop delle procedure. Antonella Buttiglione, candidata di Nuovi Orizzonti, chiede di discuterne con gli elettori. Il sindaco Luciano Caridi rimarca invece la necessità di vagliare con precisione gli impatti nella valle. Il primo cittadino di Uggiano, Salvatore Piconese, però getta acqua sul fuoco. La vasca di 6.400 metri quadri non sarà scavata lì, ma a 1 km e 200 metri a monte, a 300 metri, cioè dall'abitato di Casa Massella. Variante voluta grazie a un intervento migliorativo al progetto originario di 1,5 milioni di euro del 2008, lavori tra l'altro già aggiudicati. In più, aggiunge Piconese, quella vasca servirà a far decantare le acque pluviali che arriveranno nell'Idro già depurate, tanto che l'autorità di bacino ha già espresso parere favorevole. Rimane però il nodo del recapito finale, per cui si aspetta solo l'approvazione da parte della provincia di Lecce, che a Otranto sembra che nessuno proprio voglia.